Oltre 9.000 i calici dati in degustazione all'Enoteca negli spazi Movimento Turismo del Vino e Confcooperative, 400 i partecipanti alle masterclass e ai corsi di avvicinamento al vino, oltre 40.000 i visitatori. Bilancio più che positivo per l'edizione zero di una delle novità della Fiera del Levante, B-Wine, il salone mediterraneo dei vini che ha animato i padiglioni 18 e 20 della campionaria internazionale. Wine lovers, buyer e visitatori hanno potuto conoscere e apprezzare il mondo vitivinicolo regionale nella rassegna organizzata dalla Fiera del Levante in collaborazione con Confcooperative Puglia, Movimento Turismo del Vino Puglia e il sostegno del Dipartimento Agricoltura della Regione. Primitivo, Negro Amaro e Nero di Troia sono alcuni dei vitigni autoctoni al centro di masterclass e corsi di avvicinamento al vino. Giorgio Mercuri, presidente nazionale Alleanza delle Cooperative. Noi abbiamo questa capacità come mondo produttivo e mondo agricolo, quello di diventare ancora più forti di quello che siamo nei momenti più difficili. E nei momenti più difficili bisogna assolutamente lanciare un messaggio forte che la vita non sta finendo, stiamo vivendo un periodo particolare e vogliamo tutti superarlo. Lo dobbiamo superare attraverso la vita e chi più del vino può essere un segnale importante, cioè parliamo di qualcosa che è un settore dell'agroalimentare che trascina tutto l'agroalimentare nazionale. Nella nostra Puglia il mondo della cooperazione vitivinicola rappresenta il 60% della viticoltura. Siamo quella parte produttiva italiana che fa delle eccellenze che ci riconoscono in tutto il mondo. Quindi c'era bisogno di realizzare qualcosa che rappresentasse un po' le produzioni del sud, le produzioni di quelle regioni che sono comunque un'eccellenza che entrano nel paniere dell'agroalimentare italiano. E credo che la Fiera del Levante abbia colto bene di farlo in questa occasione, perché sono queste le occasioni per darci coraggio, per superare questo momento, ma soprattutto per vincere le sfide future.